Anche ad Arezzo ci si interroga sulla fase 2, sono tante le aziende che scalpitano per poter riprendere, insomma, la loro attività. Come sappiamo ce ne sono tante, soprattutto nel comparto oro e moda. Noi oggi incontriamo di nuovo Piero Iacomoni, quindi Monna Lisa, che avevamo già incontrato qualche settimana fa per la loro disponibilità alla produzione di mascherine, ma adesso l'urgenza è tornare a lavorare. Fermi non siamo mai stati, per il fatto dello smart working siamo arrivati a oltre 100 collaboratori che lavorano da casa e il lavoro è andato avanti, certamente come può essere fatto un lavoro senza tutti i reparti e senza tutti i colleghi. Ad ogni modo riparte, io sono convinto che passate le 4 settimane, perché sono state proprio 4 intense, piene di campagna, come si è detto, ma insomma di immobilità, è stato bello anche pensare che si deve ricominciare con un piede nuovo, con un passo più deciso, un passo diverso, se no se non si è imparato niente è inutile essere stato a casa un par di mesi. Ecco, il mese di marzo è stato quello più duro per tutti, no? Il marzo soprattutto per noi che abbiamo una valanga di migliaia di capi in magazzino da consegnare già pronti, già va bene, non pensiamo al lavoro, pensiamo che ricomincia e ricomincia e ritroveremo anche la soluzione a tutti i problemi, perché il primo, come abbiamo visto, è la salute, bisogna stare sereni e convinti di star bene e provarci a star bene, perché poi il resto secondo me si risolve sempre. I professionisti della sanità, i medici, insomma, si stanno oggi mettendo, gli infettivologi, i virologi, a disposizione delle grandi aziende anche per i piani della sicurezza. Voi vi siete rivolti a qualcuno per poter ripartire anche proprio fisicamente con il lavoro? Abbiamo contatti con una diversità di persone che stanno coltivando proprio tutti i particolari per mettere in sicurezza le persone, per ritornare a partire con un nuovo piede, non rimediare niente del vecchio, ma cominciare un passaggio nuovo di una società sociale, una società etica che possa essere anche di prestigio e di monito per molti. Stiamo facendo delle belle cose. Quindi, insomma, quando ripartirete? Domani, che è lunedì, io ritornerò alla mia scrivania per la prima volta, ma ho visto che l'amministratore non ha perso giorno, quindi non è che è stata immobile l'azienda su quello che c'era da fare, comprese le mascherine, bisognava organizzare anche quello, ma ora con le persone che sono state a casa vanno ricollegati i fili, rimessa a punto tutte le cose e cercare di ripartire alla grande, cercare di ripartire per bene. La fiducia c'è, la fiducia è piena.